L'evento è stato realizzato per spiegare e far capire e tenere presente sempre il discorso di Mammola e dello stocco di Mammola, perché è un prodotto unico sia per la sua lavorazione che per la qualità del prodotto in se stesso. Prodotto che arriva dalla Norvegia, viene pescato ancora in modo artigianale, viene essiccato, come ben si sa, al clima rigido norvegese, e poi viene lavorato con un'accurata cura e dell'acqua abbastanza nutriente per lo stoccafisso e diciamo, ha delle caratteristiche nutrizionali che fa sì che il prodotto si reidrata senza l'aggiunta di alcun diciamo, prodotto chimico o altro. Noi lavoriamo lo stocco in modo naturale. Il prodotto principale è lo stoccafisso, ma sappiamo bene che intorno allo stoccafisso ruotano tantissimi prodotti, tra cui il vino, le patate, la cipolla di Tropea, che sono tutti presenti in questa degustazione che si farà stasera. Poi ci sono i vari tipi di pasta e dei salumi che vengono abbinati allo stoccafisso. Poi c'è il bergamotto, prodotto ormai riconosciuto a livello mondiale, il cedro, altro prodotto di fama internazionale, e poi abbiamo i vari amari che sono sempre amari locali che servono per una buona digestione dopo una cena o un buon pranzo di stocco. Noi portiamo in giro, promuoviamo il pescato locale calabrese e lo stocco, che è una specificità del nostro territorio. Viene garantito nella promozione, nella tutela, in quanto lavorazione, prodotto lavorato con le splendide acque di questo bellissimo Aspromonte. E lo stoccafisso era presente per Cittanova, per Mammola e per queste comunità locali. Una risorsa di assoluto rilievo per noi. E noi vogliamo che il consorzio dello stoccafisso di Mammola, che è in fase, diciamo, di stand-by, venga rivitalizzato, venga ripreso e fornisca il proprio contributo. Noi l'abbiamo fatto già parlando con i norvegesi, dialogando nelle varie occasioni, da Barcellona fino a Roma. La Norvegia è stata sempre al nostro fianco perché è un paese che fornisce la materia prima, il semilavorato, ma che qua trova forma e sostanza. Beh, intanto, dicevo prima, fa un po' impressione, è anche simpatico da presidente del FLAG ritrovarsi per la prima volta su una balconata, su una piazzetta che non affaccia sul mare, ma che affaccia proprio nell'Aspromonte e nell'entroterra. Ed è vero questa la caratteristica principale dello stocco di Mammola, essere all'interno di un borgo che produce delle sorgenti con un'acqua che riesce a trasformare e a dare a questo prodotto un sapore unico, che ne fa un'eccellenza ormai conosciuta nel mondo. Il FLAG fa quello che devono fare i flag, il suo mestiere, valorizzare questi prodotti e portarli in giro per il mondo veramente, perché siamo stati a Barcellona, siamo stati in Croazia, a Bruxelles, in tantissime anche fiere nazionali, per portare una Calabria differente, per raccontare una Calabria che ha delle eccellenze, che ha delle tipicità, che le vuole portare in giro per il mondo, ma che vuole essere anche un bigliettino da visita per far sì che le persone si incuriosiscano e, oltre a venire per assaggiare i prodotti tipici, anche per riscoprire tutto il territorio regionale. Quindi momenti come questi ci danno la speranza che in Calabria, insomma, un'inversione di tendenza ci possa essere.